Nella mia vita. Credevo che il tempo delle grandi emozioni, dei forti sentimenti, insomma dell'amore, per me fosse finito da un pezzo. Il mare era calmo. Lei era stata la burrasca che ha pulito la terra dei miei sogni e il cielo del mio cuore. Non me l'aspettavo così bello! E questo è niente, vedrai. Lo conosci bene il mare? Il mare è tutta la mia vita. Qui la gente è molto ospitale, vedrai. È l'isola ideale per chi cerca un po' di riposo. Ho pensato, è un bel colpo. Una coppietta che mi prenota per una settimana e vuole fare il giro di tutta l'isola è un bel guadagno. Tu non ci crederai, ma si sono presentati con 4 figli e una nonna sulla sedia a rotelle. In quel momento ho invidiato un sicuro e tranquillo impiego statale. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ben svegliata. Questa dalla me è già tutto pronto per partire. Se scivola, sta attenta. È una bella giornata, eh? Allora, ti piace? Ma è diverso dall'altro. Questo lo metto qui e siamo pronti. Hai visto che giornata t'ho fatto trovare? È tutta per te. Questi me li tolgo. Ah, sì, è meglio. Sono davvero molto felice che tu sia qui. Non so perché, ma ti ho pensata ieri sera. A me? Sì. Vorrei farti stare bene. Mi piacerebbe che questo diventasse un giorno da ricordare per te, che quando torni Sei a casa e lo racconti la gente muore di invidia. Perlomeno speriamo. Io ce la metto tutta, giuro. Vieni, ti faccio vedere anche dentro. Ah, no, okay. Prima... Allora, questo è un timone. Dimmi che hai già visto un timone. Penso di sì. Vai piano, eh? E quella che sei? È la bussola. È carina. Senti, io tolgo l'ancora. Promettimi di non toccare niente e non fare manovre strane. D'accordo? C'è un sole fantastico. Già. Ti dispiace se mi spoglio? No. Guarda che tanto non mi fa nessun effetto. Sei così bella che il sole sta morendo d'invidia. Lasciamo quell'insenatura senza parlare. Forse non capivamo cos'era accaduto veramente. Avevo come l'impressione di leggere nei suoi occhi qualcosa di strano, come fosse pentita d'aver fatto l'amore con me. Come stai? Bene. Vuoi venire al timone? Ti fidi? Qui intorno non c'è nessuno. Ma promettimi di non fare imprudenze, eh? Ok. Monica era bella, era dolce. Non avevo mai sentito una donna così vicino come sentivo lei. Per alcuni attimi potevamo sembrare una cosa sola, per altri due perfetti estranei. Lei aveva un'altra vita che la faceva soffrire e io mi sentivo un intruso che non ha il diritto di parlare e di provare sentimenti. Hai fame?
Vuoi che resti qualche giorno in più? È uno scherzo. No. Lo sai, mi hai fatto felice. E perché poi hanno lasciato tutto? Beh, non lo so. Forse erano stufi della grande città, così caotica. E così hanno voluto mettere radici qui. Da queste parti vediamo un po' di gente soltanto quando arriva il turismo, in estate. Ma in inverno, purtroppo, non c'è nessuno. Vi annoiate? Ci annoiamo, sì. A me piacerebbe tanto, invece. Dicono tutti così quelli che vengono da fuori. Quanto è bella. Sì, è veramente bella la mia isola. È davvero un paradiso. Sembravamo due bambini in gita. E poteva sembrare anche sciocco per uno come me, abituato a vivere e dimenticare con la stessa facilità. Se mi chiedessero di rappresentare la mia vita con un'immagine, beh, non avrei dubbi. Sceglierei la fotografia di quei giorni. Era tutto perfetto. I colori, lo sfondo. Monica. E quell'atmosfera di allegria che ti fa vedere il mondo più bello. Quando ti sembra che tutti ti sorridano complici della tua felicità. Non mi importava quanto sarebbe durata. Era lì, insieme a me. E davvero, contava solo questo. Non sei stata una persona così bella su quest'isola. Tu sei la migliore. Come faccio a tornare da un uomo che non amo più? È troppo brutto quello che ha fatto, troppo. Questo invece è un bravo ragazzo. È semplice, ma mi vuole bene. E soprattutto, non farebbe mai quello che ha fatto mio marito. Ah, finalmente, che ci fai qui? È tutta la mattina che ti cerco, ti davo per dispersa. Non mi succede spesso di vedere il mare. E tu invece come stai? Ah, io sto bene. Ma ora che ti vedo direi che sto meglio. Stavo pensando a te, sai. Ma non mi dire. Perché questa cosa non mi stupisce? Io penso a te dal primo giorno che t'ho incontrato. Ah, sì? Tu cominci ora? Eh sì. Dovresti lasciarmi perdere invece. Sono una donna sposata e purtroppo sono sposata a un uomo che mi ha fatto molto male. Un uomo terribile. Perché non mi dici quello che è successo? L'anno scorso ho scoperto che era coinvolto in un giro di prostituzione. Un giro di prostituzione? Beh, questa è una cosa orrenda. E tu non l'hai denunciato? No. Ho sempre fatto finta di non sapere niente. Ma perché? Come ci sei riuscita per un anno intero? Beh, lo amavo troppo e non volevo umiliare. Beh, ora capisco. Perché stai così, perché sei venuta qui. Qui tutta sola. Ma adesso ci sei tu. Sì, e non provare a dirmi di andare via, capito? Sì. Ho deciso di farti stare serena e vedrai che ci riuscirò. Vorrei tanto poter rimanere sempre su quest'isola. Andiamo? Ah, sì, certo. Dirmi dove andiamo. Beh, perché non lo so neanche io. Ho deciso di improvvisare. Tanto non c'è pericolo di perdersi. Dall'isola non si può scappare. Quando ero bambina, i miei genitori la domenica ci portavano sempre nella stessa gelateria. Ho fatto i conti, con quei soldi avremmo potuto comprarcela. Ci portavano? Allora non sei figlia unica. Beh, preferisco non parlare. Sono così felice di stare con te oggi. E tu? Non mi hai ancora detto niente. È necessario? Per me sì. È importante. Sono felice anch'io. Tu questi posti non li conosci? No. Mi fido di te. E non la senti mai la voglia di partire? Costantemente. Ah sì?
e poi mi passa. Sì, ti posso capire. Io non me ne andrei mai da qui. Parlavamo, raccontavamo, come fossimo due vecchi amici, con la confidenza di chi si conosce da sempre. E poi mi licenziai da quell'ufficio perché quel porco del direttore voleva toccarmi le gambe. Che ridere! Arrivati. Prego. Che meraviglia. Ecco, volevo portarti qui. Sei così carino con me. Perché pensi di non meritarti tutto questo? Non lo so. Ecco. Non mi interessa nulla del tuo matrimonio, né di cosa sei lontano da quest'isola. E non voglio sapere se domani ci sarai o no. Meno male. L'importante è che ora sei qui. Davvero? Mi sono innamorato di te. Anch'io. Forse. Allora è già qualcosa. Deve essere questa che profuma così. E questa? Che meraviglia. Monica parlava, mi raccontava. Mi disse che la sera prima aveva visto la sorella, con la quale aveva avuto una sgradevole discussione. E poi mi diceva di un suo fratello che sempre per problemi con la giustizia era stato costretto a stabilirsi in Canada. E aggiunse anche che sarebbero partite il giorno dopo per Toronto. Senti, non voglio contestazioni a bordo, ho già programmato tutto, va bene? Ok. Ah, eccolo. Vieni. Sì. Ciao Paolo, come stai? Ciao. Prima di signora. Grazie. Grazie. Nulla. Ah. Senti, io dovrei lavorare, invece faccio il turista insieme a te, ti rendi conto? E ti lamenti. E chi si lamentava? Non ero mai stato così bene in vita mia. Anche se la notizia della sua partenza metteva in agitazione sia lei, che avrebbe dovuto giustificare non si sa bene che cosa, sia me per i motivi che vi dirò. Dai racconti di Monica, sul marito e sul fratello, io scoprii che sia Attila che Mike li avevo conosciuti circa 10 anni prima in circostanze, diciamo, moralmente non proprio pulite. Il mio timore era che lei, venendolo a sapere, si sentisse tradita anche da me. Io non le avevo raccontato nulla del mio passato e non le raccontai certo che Attila, il marito, era stato coinvolto insieme a me in uno squallido giro di marchettari. Certo sarebbe venuto fuori prima o poi. Il giorno dopo sarebbe partita e quella poteva essere l'ultima volta che la vedevo. Da allora, io e lui siamo una cosa sola. E non so dirvi di cosa è fatto il nostro amore, il nostro tempo. Sappiamo solo che ci sembra un sogno. E l'unica cosa che davvero desideriamo è di non svegliarci più.